Ci fermiamo mai neanche al terzo giorno di questa edizione italiana, la prima di Campus Party. Sta per salire sul palco certamente un ospite che non ha bisogno di presentazioni, per cui un enorme applauso ad Enrico Mentana! Grazie. Voi vedete com'è fatta l'informazione. C'è una presentazione e si dice un ospite che non ha bisogno di presentazione. Ma allora, perché mi hai presentato? Verrebbe da chiedere. Questa si chiama la ridondanza delle occasioni. Voi siete un uditorio particolare, che do per scontate tantissime cose con voi. Però è chiaro che immagino che molti di voi mi conoscono, oltre perché sono un anziano giornalista, anche perché ho una discreta attività avviata, purtroppo gratuita, ma molto avviata, sui social network, su Facebook. Voglio partire da questo, dal fatto che noi della vecchia generazione siamo stati fatalmente testimoni della realtà che cambiava. Poi ci siamo resi conto che l'informazione era diventata la Turris Eburnea, la Torre d'Avorio, nel senso che i cambiamenti che si sono registrati nel mondo, in Italia, nella società, a livello economico, il lungo corso della crisi economica, il distacco generazionale, le mancate opportunità date ai giovani di ingresso nel mercato del lavoro in cambio dello smartphone in mano e tante altre cose hanno portato a un distacco clamoroso di tutte le nuove generazioni rispetto al mondo dell'informazione. Non solo, il distacco ha portato a un'altra cosa, l'ingresso massiccio nell'acquisizione delle notizie, perché non è che se uno è giovane è meno intelligente o meno affamato di notizie. Quindi l'ingresso di tutti i giovani là dove l'informazione era o appariva gratuita, quindi nel mare magnum del web, soprattutto attraverso i social, con distorsioni pericolosissime, distorsioni controfattuali. Voi sapete che il tema delle fake news è il tema di cui parlano tutti, addirittura ha così condizionato il corso delle elezioni americane e poi la controffensiva del nuovo presidente americano rispetto alla stampa che gli era contraria. Fake news, quelle sull'avversaria Hillary Clinton di Trump durante la campagna elettorale, fake news, quelle che accusa Trump di fare all'informazione che dice che Trump ha delle problematiche, non riesce a fare le cose, ha dei dissidi interni al suo team, oppure che è implicato nel cosiddetto Russiagate, che è poi il tema principale da spolpare per l'informazione americana. Non vi preoccupate, non vi parlo di questo. Però questo va a vedere come il tema fake news, informazione, che deve fare l'informazione, come vi dovete rapportare voi alla necessità di essere informati, è assolutamente essenziale. E soprattutto quali possono essere le linee guida per tutti noi. E torno a quello che stavo dicendo. Perché ho deciso di dedicare tempo, attenzione, forza, arguzia, per quanto mi è possibile, alla presenza su Facebook, alla presenza sui social? Perché è assolutamente essenziale per chi fa informazione portare l'informazione nel campo di battaglia. Portare l'informazione nell'unico campo di battaglia possibile in questa fase della storia, che è il web, i social network. I giornali per lungo tempo, i giornali, i telegiornali, le televisioni, tutti i mezzi di informazione tradizionali si sono illusi che esistesse, usiamo le immagini che sono state usate per un recente processo, un mondo di sopra e un mondo di sotto. Il mondo di sopra l'informazione per bene, il mondo di sotto il boccaporto dei social dove ognuno poteva dire una cretinata e tanto restava sotto. Nessuno che vive in un quartiere per bene si interessa di cosa succede nelle fognature. Ma non è così. Era una visione arcaica
autoconservativa, cieca, pensare che i social non diventassero l'unico vero terreno. Il web è l'unico vero terreno. Non c'è nessuno di noi, nessuno di voi soprattutto, che non va sui social, che non si abbevera al web, anche per la ricerca di conoscenze importanti, togate si sarebbe detto una volta. Ma questa è la questione delle questioni. Se il campo di battaglia della contendibilità delle notizie tra vero e falso è soprattutto il web, questo vuol dire che nel futuro non ci saranno i giornali, con ogni probabilità non ci saranno, come le concepiamo oggi, neanche le televisioni. Ovvero che tutto avverrà attraverso il web e quindi anche attraverso la griglia dei social, che è come un pettine, attraverso cui poi si dovrebbe cercare di fermare i nodi della cattiva informazione o delle fake news o dei fatti alternativi o delle post-verità. E stai zitta. Qui è tutto contendibile, anche il campo audio. Qual è allora adesso la questione? Come si fa a combattere? Si combatte se si hanno le idee, ma si combatte anche se si fa una battaglia culturale. Ora, le fake news non sono un'invenzione di qualche fesso di oggi. Le fake news o le verità alternative ci sono sempre state, le troviamo nella storia, no? Il cavallo di Troia era una fake news a suo modo. No? Per venire ai nostri tempi, pensate a tutte le versioni controfattuali, complottiste, che ci sono state dopo l'11 settembre. Non mi inoltro, perché se chiedo c'è anche qualcuno tra voi che crede che l'11 settembre non sia andato come è stato raccontato. Io ne sono convinto, è molto più difficile di quanto non crediate costruire in maniera artefatta. Si può fare al cinema, ma non nella realtà. Tra l'altro sono i giorni dell'anniversario dello sbarco sulla Luna, anche lì si è costruita una grande controfattualità, no? Di dire ma non è vero, l'hanno fatto tutto, è stato Kubrick, l'hanno fatto tutto in un... Chi ha vissuto quelle cose? E io sono così vecchio da aver vissuto da ragazzino lo sbarco sulla Luna in diretta con tutti gli umani che stavano davanti al televisore e di aver vissuto da direttore di giornale l'11 settembre. Qual è la questione? Non è il cercare di capire se, come diceva un volume proprio successivo all'11 settembre del 2001, tutto quello che vi raccontano è falso. Il problema è la contendibilità dei fatti, che cioè siamo entrati in un'epoca in cui uno può dire i vaccini non servono a niente, l'uomo non è andato sulla Luna, l'11 settembre non è stato fatto dai terroristi islamici e poi si finisce sui classici, no? Le camere a gas non ci sono mai state, non è vero che ci sono stati 6 milioni di ebrei uccisi a Auschwitz, eccetera, eccetera. Queste cose, questa contendibilità, come va battuta? Con la fiducia del metodo scientifico, con la fiducia nelle verità acquisite, cercando di non lasciare il campo, di non prestare il fianco agli appassionati delle controverità. È una nuova modalità di esplicazione della frustrazione, se ci pensate. A me la vita non è andata bene, quindi è il mondo che è sbagliato, quindi non ce la raccontano giusta, ma a me non me la danno a bere. Questo mondo è andato a arricchire, accanto a persone che legittimamente la pensano diversamente, le file degli antivaccinisti, di tutti gli anti, no? Ma basta essere anti per sentire una ragione di vita, anche se non sai bene rispetto a cosa sei anti. Però entri in quel mondo che una volta, che è sempre esistito, ma parliamoci chiaro, l'invalersi dei social crea la possibilità di un'unione virtuale, di un corteo continuo, di una manifestazione continua virtuale in cui si è virtualmente uno accanto all'altro con degli slogan, delle parole d'ordine. L'unione fa la forza, quello che tu oscuramente pensavi, avresti voluto dire, ma perfino al bar ti vergognavi di dire perché ti avrebbero sommerso di risate o di pernacchie, se trovi un comune, un idem sentire, questo crea presenza. Ma allora qual è la questione di fondo?
che se si lascia tutto questo, come è stato fatto nella prima fase della vita del web e dei social, si è visto che non si ottiene niente, non è una pianta che appassisce da sola. Anzi, si accresce. Si creano quelle che si chiamano tecnicamente le echo chambers. A furia di dirselo, di sentirselo dire, di udire la propria voce, ci si autoconvince ancora di più. È vero, vedete che nessuno lo contrasta. Ed è per questo che le persone che hanno fiducia nei metodi, nella verifica fattuale della realtà, devono scendere in campo, devono stare in campo. E il campo è quello, non è il campo delle riviste specializzate, non è il campo dei programmi di qualità. Il campo è quello, bisogna rimboccarsi le maniche e andare dentro, spiegando le cose, sapendo che ad esempio, quando sono state fake news vere, gravi a livello internazionale, sono state smascherate. Siete giovani, ma forse qualcuno si ricorderà che nel 2003 Stati Uniti e Gran Bretagna invasero l'Iraq e determinarono la fine politica e poi anche la morte dopo la cattura di Saddam Hussein, con l'asserzione portata anche al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che Saddam Hussein, il dittatore iracheno, aveva una dotazione di armi di distruzione di massa. Era una fake news e come tale è stata contestata nel volgere di mesi, e stiamo parlando di una cosa che poteva restare nel limbo dell'inverificabilità. Invece è stata contestata e sostanzialmente gli americani e gli inglesi hanno dovuto ammettere che non c'erano quelle armi di distruzione di massa, che quella è stata un'arma di distrazione di massa rispetto alle obiezioni, rispetto alla guerra da parte dell'opinione pubblica di quei due paesi e degli altri. Quindi, come si vede, non esiste un mondo di sopra che cela i suoi arcani, che sono impenetrabili, è un mondo di sotto che è fatto per smascherarli o comunque per mettere in discussione, per tentare di confutare tutto, per essere scettico su tutto. Ora, il dubbio è notoriamente un'arma potentissima per chi vuole ragionare, ma l'uso sistematico del dubbio che diventa certezza della negatività è un'altra cosa. È quello che impedisce di fare qualsiasi cosa, è quello che impedisce di dire appunto che può essere giusto o sbagliato la modalità di un decreto sui vaccini, ma non si può contestare in nuce l'arma del vaccino che ci ha permesso di essere qui voi 1200. Se non ci fossero stati i vaccini, questo campus sarebbe frequentato da 80 persone, perché le malattie che sono state debellate attraverso i vaccini avrebbero avuto il loro corso e la popolazione umana sarebbe meno della metà di quello che è. E quindi di che stiamo parlando? Bisogna far questo su tutto, soprattutto sulla scienza. Voi vi sarete accorti e saprete benissimo come sul web questo sia il Bengodi, il Carnevale, il Luna Park, cioè si leggono delle cose che fanno impressione e si danno soprattutto per certe, no? Stiamo a questa cosa che è più facile, i vaccini. Il marito del ministro Lorenzin lavora alla Glaxo, grande multinazionale del farmaco. Non è vero, fa tutt'altro lavoro, no? La sorella della Boldrini, un attacco facile, il presidente della Camera non è una figura popolarissima, no? La sorella della Boldrini è implicata nelle cooperative che lucrano sui migranti. La sorella Boldrini purtroppo non ha mai fatto quello e soprattutto è morta da anni, no? Ecco, bisogna avere presente che c'è chi fa questo, ma soprattutto che accanto a, come dire, a dei volenterosi babbei che inquinano il web con queste controverità, ci sono gli avvelenatori dei pozzi. Ora, su questo permettetemi qualche minuto. Gli avvelenatori dei pozzi sono una cosa particolarmente grave e pericolosa. Sono stati avvelenatori dei pozzi quelli che propalarono proprio e resero capillare l'informazione falsa su uno scandalo falso che ha molto inficiato la campagna elettorale di Hillary Clinton negli Stati Uniti. Lì si era parlato addirittura di un
di un giro di pedofilia che si appoggiava a una determinata pizzeria, cioè si era creato tutto un plot ben preciso che portava a screditare tutto il comitato elettorale di Hillary Clinton. Un'invenzione a tavolino di sana pianta. Questi sono gli avvelenatori dei pozzi. Questi e tutti coloro che usano la leggenda metropolitana, che c'è sempre stata da quando ci sono le metropoli, usano la leggenda metropolitana scientificamente come arma di distruzione reputazionale. Noi ne abbiamo avuto un esempio italiano terribile, terribile perché ci fa capire quanto chi avvelena i pozzi non abbia nessuna moralità. 24 agosto 2016, terremoto di Amatrice a Cuneo, Arquata. La devastazione si era appena compiuta nel cuore della notte. Di mattina già giravano sui social dei post dubitativi, ma perché all'inizio hanno detto che la magnitudo era 6,3, 6,2 e poi è diventata 5,9? È perché sotto il 6% lo Stato non rifonde i cittadini, le vittime del terremoto. Una invenzione che tra l'altro data già dai precedenti terremoti, era già invenzione prima, ha continuato a esserlo. Ma perché nel momento in cui c'è il dramma, la tragedia per eccellenza, è l'unico stimolo che hanno le persone normali, senza neanche bisogno di dire persone buone, persone normali, quello della solidarietà, della compartecipazione, dell'attenzione a quello che sta succedendo, perché qualcuno si preoccupa di avvelenare? Perché ci sono degli strumenti di discredito e dei burattinai del discredito. Voi direte, ma chi? Dici chi? No, chi? Non lo so chi, ma è evidente che la stupidità umana si spinge fino a un certo punto, ma quando è metodo, e quella fake news ha girato per giorni e giorni e ha continuato a girare. E il fascino perverso delle fake news è che continuano a girare anche dopo che sono state smentite in tutti i modi, con tutta la chiarezza possibile, come stillicidio proprio, che purtroppo non mitridatizza, cioè un veleno che instillato continua anche goccia dopo goccia a far male. Come le notizie, non che ci voglia molto per screditare la politica italiana, ma gira ciclicamente la cosa secondo cui è stato nel frattempo un onorevole tal dei tali che non esiste, ha fatto votare al Parlamento una cosa per dare dei nuovi tipi di vitalizi che non si vedono, quelle cose così, e la gente cova quindi un ulteriore sordo rancore, mica tanto sordo, rispetto alla classe politica che, ripeto, fa già molto di suo senza bisogno di avvelenatori dei pozzi. Quello che bisogna fare è vincere, ma vincere non vince chi comunque si mette in discussione e va a menare le mani, pur avendo, come dire, un nome, un cognome, una faccia che gli dovrebbero consigliare di salvaguardarsi, visto che erroneamente si crede che un giornalista che ha un ruolo non debba inimicarsi nessuno. A me non me ne frega niente di inimicarmi quei cialtroni che non credono ai campi di concentramento o allo sbarco sulla Luna, o a quello che hanno fatto Jenner, Pasteur e gli altri, Sabin, Salk, i grandi che hanno saputo con i vaccini combattere malattie devastanti. Io sono abbastanza vecchio da ricordarmi cosa c'era prima dell'antipolio, dell'introduzione dell'antipolio. Vi assicuro che, ecco, se si pensasse a questo non si sta... Non, se, no, lo farebbero lo stesso forse, perché come detto non hanno nessun tipo di remora, però forse ci sarebbe più cautela dei più sprovveduti a citare negativamente i vaccini. Dicevo, non me ne frega niente di andargli contro, lo faccio perché secondo me è la missione di tutti noi far prevalere il buonsenso, la realtà dei fatti, le conquiste della scienza. Ci sono i terrapiattisti tra noi, lo sapete, no? Ci sono, cioè c'è gente, un senatore della Repubblica Italiana che si chiama Bartolomeo Pepe, che fu eletto nei 5 Stelle, poi
lo hanno mollato i 5 Stelle perché era troppo coglione. Considerate, no, non è che i 5 Stelle sono, 5 Stelle sono accreditati di poter vincere le elezioni, però la prima infornata c'era tutto, anche i dilettanti allo sbaraglio. Questo qui l'altro ieri ha fatto un post dicendo, sì, perché siamo sempre nei giorni della luna, ce n'è un altro, Sibilia, che è del Movimento 5 Stelle, che continua a credere che l'uomo non sia sbarcato sulla luna. Comunque, peggio per lui, diciamo. Non potevano pensare di avvertire Sibilia, che forse non era neanche nato, che quelli avevano fatto la missione spaziale. Poi pensate, quelli che dicono l'uomo non è sbarcato sulla luna, pensate a quello dell'Apollo, dell'Apollo 13, quella che è dovuta tornare indietro. Si sono inventati anche quelli che non sono riusciti a andarci per accreditare il fatto che ci erano andati. Cioè, secondo questi, fiction chiama fiction all'infinito. Comunque sia, questo Bartolomeo Pepe ha detto, e se ne accorgeranno quelli che credono che gli scienziati che credono che la Terra sia rotonda, si ricrederanno come si stanno ricredendo sui vaccini. Ora, nessuno studioso con competenza sulla materia dei vaccini si è ricreduto sui vaccini. C'è uno studio alternativo che è stato molto spernacchiato di quel Montanari, che non è professore e non è neanche dottore, per dire il vero, che però proprio per questo è diventato una bandiera degli antivaccinisti. Tutte queste cose le dobbiamo fare tutti noi, combattere tutti noi, perché ci sono questi. E questo riguarda, vi riguarda, perché voi siete i portatori del buonsenso, dei fatti, della corretta informazione. Lo siete voi, qualunque lavoro farete nella vita, lo siete voi che dovete riaffermare. E quello che vi dico è che padre putativo di tutto questo è lo stesso meccanismo del web. Chi vi parla è assertore del fatto che il mondo certo è cambiato, ma ha perso molte cose. Troppe persone non conoscono più le vie delle strade, non hanno a memoria un numero di telefono, non sanno più fare una libera associazione, non sanno far di conto, perché tutto è delegato agli strumenti, al navigatore, alla calcolatrice, alla rubrica dello smartphone, al motore di ricerca. Nulla sostituisce la conoscenza, nulla sostituisce la memoria. Tutto quello che deleghiamo noi perdiamo. Lo dico a voi perché siete laureandi, laureati, siete persone che amano lo studio e l'innovazione. Attenzione però, attenzione che non si perda quello che è il libero patrimonio di ciascuno, che si conquista soltanto attraverso la lettura individuale dei fatti, delle cose e dei testi. Perché attenzione, questa è la cosa più importante. Se no diventa un mondo di polli di batteria, che tutti sanno le stesse cose perché tutti hanno una sola fonte, che è poi Wikipedia. Non può essere così. Non può essere così. Ciascun vivente che, perché ha fatto la comparsa in un film di Verdone, piuttosto perché ha vinto un premio Nobel, è su Wikipedia. E ciascuno di loro vi potrà dire che se va sulla pagina a lui dedicata ci sono degli errori. Immaginate, ma noi comunque, anche fosse un lavoro meraviglioso, e per molte cose lo è, non possiamo delegare il nostro sapere, a meno che non sia sulla materia per la quale studiamo, a un motore di ricerca. Anche perché quante volte voi che avete studiato, voi che vi siete impegnati, leggendo una cosa sul libro vi è venuta in mente una cosa che avete letto da un'altra parte, o un elemento che vi ha fatto riflettere e avete collegato con un'altra cosa, facendovi arrivare a un'intuizione, a una scoperta, a qualcosa che comunque vi ha aiutato ad allargare lo spazio della vostra mente, della vostra riflessione. Tutto questo nella strettoia del comune accesso ai motori di ricerca, alla rubrica, al navigatore, alla calcolatrice o al calcolatorino, tutto dentro lo smartphone, tutto questo si appiattisce e crea un futuro di potenziali polli di batteria con lo smartphone in mano. Questo, secondo me,
oltre al tentativo degli avvelenatori di Pozzi di sabotare con la musica questa nostra incontro. Tutto questo è elemento di riflessione forte, perché bisogna trovare il modo di impadronirci del web e dei social, non per essere noi imperialisti del web e del social, per impadronirci per ciascuno per se stesso, cioè di essere noi che usiamo il web e i social e non viceversa. Sembra facile, di primo occhio, sembra impossibile se uno lo studia, per la forza enorme e anche la semplicità. Che me ne frega di leggere un libro quando digitando una parola riesco a sapere l'essenziale su quello. Ma attenzione, è lo stesso che succede sull'informazione. Lo sgretolamento dell'informazione tradizionale fa sì che molti, anche persone giovani di grande cultura, di grandi mezzi, di grande curiosità, preferiscano leggere in quattro righe su una pagina di informazione sul web una notizia e via andare. Lo so l'essenziale, ma l'essenziale non è l'essenza. Un riassunto non è la sostanza, un abstract non è un saggio. Questo siete i primi a saperlo, ma questa è la cosa più importante per vincere la sfida. Perché se no, anche sull'informazione che determina le scelte politiche, la nostra presenza in un paese, in una società, in una città, nel mondo, tutta l'informazione, che è molto importante, la dovete vivere da consumatori professionali, da protagonisti. Siete voi che scegliete cosa leggere e perché, non le cose che vi sbattono addosso in forma sintetica. Ma per far questo voi dovete essere, non basta un hackathon, non basta un confronto, non basta un convegno, non basta mettere insieme in un brainstorming tante teste d'uovo. Voi dovete immaginare come sarà il futuro anche per quanto riguarda l'informazione da utenti. È chiaro che il mondo dei giornali e delle televisioni è arrivato alla fine. Io lo paragono sempre a quei bellissimi negozi di antiquariato in cui noi non più giovani siamo entrati tante volte per cercare dei bei pezzi. Oggi un giovane pensa solo quasi sempre, non voglio generalizzare all'estremo, quasi sempre però pensa a una sua casa in termini funzionali, risparmiando, prendendo qualcosa di razionale, insomma IKEA soprattutto. Non è meglio o peggio, è un altro mondo, è un cambiamento. Ecco, l'informazione si trova come il negozio di antiquariato. È bello fare i giornali. C'è quel piccolo particolare: 150 anni fa i vostri bisnonni al mattino si svegliavano, facevano le loro cose, uscivano, andavano all'edicola e compravano il giornale dove c'erano le notizie aggiornate fino alla sera prima. 150 anni dopo è esattamente così. C'è una piccola differenza, ovviamente, che quando voi vi svegliate, smartphone, tablet, oppure radio, televisione, mille modi, voi sarete aggiornati a quello stesso momento rispetto a quello che è successo. Andare all'edicola e prendere un giornale è un'operazione vintage per un giovane del terzo millennio. È ancora un atto di affetto, di fedeltà per noi del Novecento, perché quello che abbiamo sempre fatto, quello che hanno fatto i nostri genitori, quello che hanno fatto i nostri nonni. Sono modalità, così come quell'antico patto che data dalla metà degli anni 50 del Novecento, da quando il fenomeno televisione è diventato di massa. Voi fate tutto quello che volete, cari cittadini, all'ora di cena, la sera, accendete il televisore e vi diciamo tutto quello che è successo. È la formula basica dei telegiornali. Ma adesso non ha senso. Ognuno si informa come, dove, quando vuole. E per far questo, quindi, noi dobbiamo essere molto attenti a quello che succederà. Non sarà un problema mio. Io sto facendo la mia battaglia là sui social contro la cattiva informazione, la disinformazione e la controinformazione mendace. Ma il futuro è vostro anche da questo punto di vista.
Come si veicola il sapere scientifico, le conquiste, i dubbi, le controversie? Come diventano questione di massa che può interessare e avere spettatori non passivi? Con quali mezzi di informazione e con quali tutele rispetto alla prima fattucchiera del terzo millennio che passa? Perché ne ho parlato proprio nelle ultime ore, perché quello che si vede sul web è un accumularsi, un addensarsi di coloro che hanno in comune una sola cosa, il misoneismo, cioè l'essere contro le conquiste, il progresso, le novità, se non per il fatto che tutto questo avviene proprio su ciò che è il nuovo per eccellenza, cioè il web e i social. Gli oscurantismi si uniscono in un unico, grande, gigantesco corteo virtuale di oscurantismo che ho chiamato Medioevo 2.0. Ecco, molti di voi si alzeranno e mi diranno no, non fatelo, vi prego, Medioevo ha avuto anche cose belle. Sì, però complessivamente capiamo su cosa ci intendiamo. Qualcuno mi potrà dire che Eratostene 250 anni prima della nascita di Cristo, prima dell'anno zero, aveva già fatto delle cose, scoperte scientifiche straordinarie. Certo, tutte le età hanno delle cose straordinarie, ma se parliamo di Medioevo parliamo di quelle cose lì, la paura dell'anno mille, la fine del mondo, l'oscurantismo dal punto di vista religioso, l'oppressione delle persone, l'uso delle famiglie, della manodopera in maniera assolutamente devastante sui luoghi di lavoro, tutte queste cose. Ecco, se dobbiamo essere contro il Medioevo, lo si dovrà combattendo alle vostre scoperte, al vostro lavoro quotidiano, alla vostra presenza sul web, alla vostra presenza intelligente sul web, alla vostra presenza attiva sui social, perché sennò prevalgono loro. Grazie. Grazie, diamole per sentiti gli applausi, grazie, così risparmiamo tempo. Allora, mi hanno detto un quarto d'ora per le domande, io non ho fretta, quindi si possono fare anche da zero domande a mille domande, io non me ne vado fin quando non ho risposto all'ultima, però se non ce ne sono ce ne andiamo subito e non c'è nessun problema. Non so come funzioni, eccoli, c'è la mia valletta, c'è qualcuno che, ecco, vedo là un giovanotto con camicia bianca, occhiali. Salve, mi chiamo Giacomo Antonelli. La domanda che le volevo porre è questa. Secondo lei un giornalista deve vendere responsabilità? Grazie. No, deve vendere responsabilità. Scusa, cosa intendi per responsabilità e cosa intendi per vendere? Alla fin fine un articolo di giornale, un servizio è comunque un prodotto che viene consegnato. La responsabilità è l'impegno nel fare il proprio lavoro. Ok, allora vediamo di intenderci. Se il sensazionalismo o lo spararla più grossa fosse arma vincente per l'informazione, un telegiornale sarebbe fatto così, no? Trump aveva 40 amanti, poi seconda notizia, la fiera di Miss Maglietta Bagnata o cose di questo genere, l'estremo dico, cioè le pulsioni, le pulp fiction televisive. E per i giornali sarebbe chi la spara più grossa. Non è un caso che i giornali che la sparano più grossa, coi titoli ad effetto o i telegiornali che occhieggiano a questa visione un po' pulp sono i meno visti. L'informazione, proprio perché non tutti leggono i giornali e non tutti guardano i telegiornali, ma sono soltanto delle cose ormai iniziatiche, si basa sulla sua reputazione. Cioè funziona al contrario. Se tu sei credibile,
hai un pubblico. Se tu sei impersonale, non hai un pubblico. Se tu mostri di prendere posizione sulle cose forti anche andando contro a quelle che il telespettatore avvertito o il lettore avvertito sa sono gli interessi dell'editore o del contesto o del governo, se tu fai questo hai un bonus reputazionale che diventa anche una maggiore affiliazione al lavoro che fai. Così si conquista il rispetto e la fedeltà di lettori o telespettatori. Quindi non è mai un prodotto, perché se fosse un prodotto sarebbe smascherato. Io dico sempre quella cosa che ho detto prima: se persino Bush e Blair non sono riusciti a far credere le bugie, se persino le bugie loro hanno avuto le gambe corte, immaginatevi quelle di un giornale, di un telegiornale, di un giornalista, di una rubrica, di una trasmissione. Si lavora sulla reputazione, cercando di essere spassionati. La parola spassionato è una delle più belle. Tutti noi abbiamo delle passioni, anche io ho tante passioni, però nel lavoro di giornalista bisogna essere spassionati, cioè dire le cose come stanno anche se non ci fa piacere dirle, e dire il nostro punto di vista incorniciandolo in modo tale che si capisca che si sta dicendo il proprio punto di vista, separando, era un'aura massima di un settimanale di 50 anni fa, i fatti dalle opinioni. Se si fa tutto questo con nitore, si può anche dire Renzi è un babbeo, oppure Renzi è un genio, come lo si è detto di Berlusconi, come lo si può dire dei 5 Stelle e di tutti gli altri, come lo si può dire di Trump, di Putin o di chiunque. Però con un rapporto chiaro di fidelizzazione. A me è capitato, visto che ormai sono vecchio, la diciamo così, mi è capitata la fortuna di diventare giornalista televisivo in un telegiornale a 25 anni, di diventare direttore a 36 anni, e da allora ho sempre diretto telegiornali, ho fatto rubriche, trasmissioni di informazione. L'ho fatto, ve lo giuro, sempre avendo questa assoluta pietra angolare, che tu devi avere un rispetto prima di tutto per te stesso e per i telespettatori o per i lettori quando scrivo, perché questa è a suo modo anche una forma di grandissimo narcisismo, non crediate che uno sia un asceta o un prete per farlo, perché questo ti porta a reputazione e successo, e che cosa si cerca di altro della vita in pubblico? Ecco, questa è la sostanza. Non so, lui ha fatto così, non so se era un saluto romano o voleva... Buongiorno, buongiorno. Augusto Coppola. Mentana, non crede, non risolverebbe il problema, no? Però non crede che potrebbe aiutare a risolvere il problema delle sciocchezze, delle false verità, in qualche modo anche raccontare... Cioè questa roba non è che esce da niente, no? Abbiamo entrambi, anch'io, ahimè, ho superato i 20 da un po', memoria per ricordarci chi è che ci diceva che la meritocrazia era una stupidaggine, che usare la memoria era una stupidaggine, che esiste la controinformazione, che tutto quello che ci dicono non è falso, e che ne so, che chi è che controlla il controllore, chi controlla il controllante e così via. Tutte cose che sono cresciute fra gli anni 60 e gli anni, alla fine degli anni 80, e che oggi stanno generando quello che lei prima ha detto. Però nessuno dice mai chi è che le diceva, oppure... E queste stesse persone oggi, quella stessa corrente di pensiero oggi, e ancora oggi è un maestro di pensiero per molte delle persone che stanno qui intorno, non potrebbe aiutare a ricordare tutte le stupidaggini che ci hanno raccontato per 25 anni, e che era chiaro che erano delle stupidaggini anche 25 anni fa a tanti? Questo, non che riguardi lei, è uno spirito di revanche che non serve a niente, secondo me, per un motivo ben preciso: che noi abbiamo qui persone che stanno tra i 20 e i 30 anni, intelligenti, e che soprattutto sono nati nell'era post-ideologica. Di quelle cose, chi aveva ragione, come negli incidenti stradali, se aveva ragione quello che veniva da destra o da sinistra, è come se fosse cambiato totalmente il codice stradale e quella cosa non sia più influente.
l'essere nati dopo la morte delle ideologie è un gran vantaggio, ma vuol dire anche agire nel vuoto. Molte persone hanno avuto come insegnante di supporto un'ideologia, un credo politico, un partito. Li rassicurava il fatto che, secondo il partito, secondo l'ideologia, forse la cosa migliore era fare così. Adesso siamo tutti in mare aperto. Loro non hanno più questo riflesso condizionato. È come la lira. Loro non traducono in lire il prezzo di qualcosa. Quelli che hanno più di 40 anni continuano ostinatamente e inutilmente a farlo. Loro non si chiedono più, scusate, dico loro, sto parlando di voi ovviamente, no? Voi avete questo vantaggio e questo svantaggio, perché le ideologie erano un ancoraggio per avere un'idea del mondo. Si va verso questo, verso più equità, verso più merito, verso più europeismo, verso più atlantismo, verso più internazionalismo, verso tante cose che non si sono mai raggiunte da nessuna parte. Voi andate verso un mondo che costruirete voi generazionalmente, di cui non ci sono linee guida. Nasceranno forse nuove ideologie, ma c'è ormai un'ideologia universale, vorrei dire, quella della, che possiamo chiamare, della globalizzazione, su tutti gli aspetti. Quello che succede qui oggi può succedere in qualsiasi altro paese del mondo, e tutti magari con lo stesso tipo di smartphone in tasca, le stesse app, gli stessi motori di ricerca, eccetera. Questo ha creato, oltre alla globalizzazione, una grande standardizzazione. Non è un caso che la prima uscita consigliata sia quella che una volta avremmo chiamato di destra, cioè quella sovranista, che dice basta con questa globalizzazione, cerchiamo di recuperare i nostri valori nazionali, i nostri interessi nazionali. È quello che fanno in modo diverso, però tante forze politiche in Europa, no? E tante in Italia, un po' i 5 Stelle, un po' di più Salvini e la Meloni. E questo trapela anche un po' tra le altre forze politiche, perché il mare indifferenziato di un progresso regolato dalla globalizzazione, degli interscambi, dalla libera circolazione delle idee, ma anche della cortocircuitata circolazione dei poteri nell'era digitale, per cui noi in realtà siamo condizionati da metronomi che si chiamano Google, Facebook, Amazon, che sono letteralmente gli standardizzatori di tutto, della nostra comunicazione, del nostro sapere, dei nostri acquisti, del nostro commercio. È chiaro che questo è un passaggio fortissimo, da qui ci sarà un'uscita, ma grazie a Dio non attraverso le ideologie. E secondo me non ha nessun senso andare a ravanare per vedere se aveva ragione questo o aveva ragione quello. Semplicemente è cambiato il tempo. Aveva ragione il re o i sudditi o i nemici del re, aveva ragione re Riccardo o il principe Giovanni, chi se ne frega, sono morti tutti e due ed è cambiato il mondo, e questo vale anche per la sfida delle ideologie. Certo, chi propugnava il nazismo o il comunismo senza la libertà ha perso, e per fortuna ha perso, ma non penso sia di questo che stiamo parlando. Seconda fila. C'era anche qua una domanda da un po'. Ah, una cosa. Aspetta, prima lei che è una donna, Vabbè, ci mancherebbe. Parità di genere. Scusa, donna e anche già circa una settantina d'anni meno di te. No, scherzo. Prego. Buongiorno, direttore. Senta, la mia era più che altro una riflessione, principalmente basata un po' sugli antivaccini. Più vicina. Scusi. Principalmente basata un po' su quelli che lei ha definito gli anti. Ora io la seguo su Facebook principalmente e tipo io ho notato che per essere più informata, se si vuole, di quelli che vanno contro tutto, ho dovuto informarmi a mia volta, magari andando a cercare paper scientifici, eccetera, eccetera. Ora, paradossalmente, il loro intervento mi ha fatto crescere a livello di mie personali conoscenze. Quindi, da una parte, credo che
questo dibattito, per quanto li ritenga assolutamente, non so, privi di, se si vuole, attenzioni, però nonostante tutto questo dibattito fa crescere, perché il progresso scientifico comunque avviene attraverso opinioni opposte o comunque che vanno l'una contro l'altra. Quindi, alla fine, per tante persone, secondo me, ha avuto anche un risvolto positivo. Io però ti dico una cosa, ed è la più importante, secondo me. La nostra vita, l'organizzazione della nostra vita, l'organizzazione di una società, le leggi dello Stato non sono un talent show in cui dobbiamo dire chi eliminiamo e chi... Cioè, il fatto stesso che si metta in discussione qualcosa è un problema. Certo che poi una persona intelligente, se vede dei quelli che dicono è meglio mettere il succo di mirtilli piuttosto che vaccinarsi, dice vabbè, ma tu sei uno scemo, no? È chiaro, questo è ovvio. Ma non si può... Ma quando tu... Non puoi sostenere un dibattito tra chi dice che la Terra è tonda e chi dice che la Terra è piatta. Perché sennò... cioè uno... Ieri leggevo uno che si esprimeva anche con una certa padronanza di linguaggio, che diceva, no, io francamente credo solo a quello che vedo. Cioè, non, è insensato, no? Cioè, non crede al cuore perché non lo vede, deve... Cioè, è pazzesco, non puoi pensare che l'esercizio dell'intelligenza sia la messa in discussione di tutto, perché è chiaro che non ha visto l'unità d'Italia, ma c'è stata, no? Non ha visto il crollo del muro di Berlino, ma c'è stato, non ha visto tante cose, cioè, poi è tutta gente, ben inteso, che al primo sintomo di raffreddore, come dicono le pubblicità, si affida al medico, cioè proprio alla cieca, no? Altro che credo solo a quello che vedo, no? Si è medico perché è amico di famiglia, magari. Però la questione di fondo è questa: attenzione, non rendiamo tutto contendibile. O se rendiamo contendibile per sfizio, diciamo, però raccogliamo la sfida. Tu sei una ragazza intelligente, se vedi appunto uno che dice io sono contro questa cosa, poi ti informi. Ma per informarsi bisogna avere intelligenza, tempo, strumenti. Chi si informa nelle echo chambers, dove appunto ci sono i documenti taroccati che dicono che i vaccini danno l'autismo e tutte queste cose, poi si convince ancora di più di quella cosa. E attenzione che diventano poi delle monadi senza finestre, che sono compiute a se stesse, in cui ci si rafforza per ospitare... Grazie. Ci si rafforza in uno spirito malsano di comunità. È questo che dicevo. Vi immaginavate, no? Quei penitenti medievali, no? Ricordati che devi morire. Ecco, a me mi sembra di vedere queste cose per interposto web. Gente che si mette d'accordo su tutte queste cose. Complimenti con la magliettina, grazie, bravo. Cioè, non è che vi invito a una battaglia, vi invito a essere presenti lì, forti, perché bisogna che ci sia una prevalenza sul cretino, no? Cipolla scrisse, che era un grande intellettuale, scrisse La prevalenza del cretino. Ecco, qui la battaglia è per non farlo prevalere sul web, sui social, sulla nostra vita, perché poi il cretinismo di massa genera il nuovo PC, così sarà contento lui che evidentemente era di altre vedute, il partito dei cretini italiani, che può diventare maggioritario, scherzando, se appunto non ci si mette di impegno a far circolare le idee. Che poi quello che è sempre stato fatto dagli albori dell'umanità, far circolare le idee, è una cosa, oltre che stimolante, che ci serve a confrontarsi. Ci saranno cose su cui chi ha messo in discussione la scienza si scoprirà che forse ha qualche ragione. Ma si combatte soltanto se, come hai fatto tu, ci si informa, perché nessuno nasce. Perché
io ho le mie convinzioni sui vaccini, su altre cose, perché io ho visto nascere la vaccinazione di massa e ho visto cosa c'era prima. E credo che la scienza non sia fatta di una consorteria tutta al soldo di Big Pharma, no? Perché ho visto insieme a centinaia di milioni di umani l'avvicinamento alla Luna, quelle immagini traballanti, e non era una messa in scena, e via dicendo. Ho avuto la fortuna di vivere le cose, alcune come testimone diretto. Ieri si parlava dei fatti del G8 a Genova. Io c'ero, so cosa è successo. C'ero e so cosa è successo. E non me lo faccio raccontare da chi poi l'ha letto su qualche rivista o su qualche sito o su qualche blog, no? Ecco. Però chi non la fa, chi non vive direttamente le cose, chi non è testimone diretto, si deve informare. E anche lì però c'è la cosa: tu ti sei informata, ma dove ti sei informata? La persona intelligente sceglie più fonti o fonti che lei sa sono attendibili. Quindi ciascuno di noi deve adottare un riferimento attendibile, credibile, secondo la vostra capacità di analisi, di comprensione della, non userò la parola verità, però di chi ha rispetto dei fatti, che sia giornalista, che sia studioso, che sia politico. Attenzione, questo, l'unico metodo è questo positivo, quello che ci permette di sollevarci dalle scie chimiche umane, le vogliamo chiamare così, che ormai lasciano dei grandi tracciati sul web. Funziona, adesso funziona. Dunque, domanda velocissima. Io noto anche oggi una bellissima e fortissima passione su questi argomenti, però tu non sei sempre stato così. Io mi ricordo, per esempio, che avevo scritto forse anche più di un articolo quando, per esempio, eri uscito temporaneamente da Twitter, quando eri stanco. Però, per esempio, a Perugia hai sostenuto un confronto con Arianna Ciccone fantastico di 2 ore e ritrovo la stessa energia su questi temi. Volevo chiederti una cosa: per esperienza, magari mi sbaglio, questa energia, questo cambiamento avviene per un'epifania, cioè c'è sempre un momento in cui c'è una svolta, e io mi chiedevo se c'è stato un momento in cui tu hai detto no cazzo, ma che andarsene, no io ci resto e dico quello che devo dire. Ecco, c'è stato un momento preciso oppure è stato graduale? È una mia curiosità. Legittima. No, non c'è stato. E secondo me è lo strumento Twitter, da Twitter me ne sono andato, che è devastante. È devastante. Perché oltre a tutto dà la possibilità a chi suda per arrivare a 140 caratteri di essere messo sul piede di parità, no? Ci intendiamo. Ma soprattutto lì lo shitstorm è molto più facile. Lì veramente se cominciano è bestiale. Io mi ricordo una volta che il motivo, la causa scatenante per cui lasciai Twitter, che ospitai una trasmissione in cui c'erano Giuliano Ferrara e Antonio Padellaro, che mi pare si parlasse in termini critici forse della Sicilia, e con Tony, che sono da dibattito televisivo, e cominciò, forse non era la Sicilia, insomma una cosa di questo genere, cominciò una valanga di una catena umana, tra virgolette, di sputtanamento, cioè, ed era chiaro che se tutti quelli che stavano attaccando con parole durissime, non me ma Ferrara, che poi mi ha attaccato a sua volta, quindi a dimostrazione che le battaglie non si fanno per la proloco, no? Se tutte quelle persone avessero visto il programma avrebbe avuto 30 milioni di spettatori, nel senso che poi in realtà la cosa peggiore è il sentito dire, è la catena di Sant'Antonio. Lì ho deciso, io me ne vado da Twitter, anche per un altro motivo. Twitter è una macchina infernale che ognuno usa strumentalmente, in positivo anche, infernale, che ognuno usa a modo suo. I politici perché risparmiano sugli addetti stampa, mettono la cosa, Renzi ha ragione, Renzi ha torto, ecco le ricette dei 5 Stelle per la riforma della meteorologia, cioè ognuno usa Twitter così di quelli. Giornalisti per linkare i loro articoli, no? Oppure per dire oggi sarò a Verona per presentare il mio libro. E ognuno
lo usa con il fatto che diventa un mare magno di... un mare di indistinta cosa, per cui ognuno può... Se uno lo fa bene, Twitter è un mestiere. Cioè prendi posizione su tutto, rintuzzi tutto, rispondi. Ma io faccio un altro mestiere. E lo faccio anche tanto, tra l'altro. No? Quindi me ne sono andato, senza rimpianto. Però su Facebook c'ero prima e continuo a esserci. Perché quello ha modalità diverse. Innanzitutto tu scrivi quando è quello che ti pare, nella misura che ti pare, e rispondi e leggi quello che ti rispondono, senza che ci sia, tu sei una testa, eccetera, eccetera. Insomma, con una, come dire, con quel briciolo in più di rispetto reciproco, di educazione, e però impostando i temi e vedendo cosa dice la gente sui temi. Cioè, mi è più proprio per quello che io voglio fare sui social, cioè stare in campo a difesa dell'informazione e di una serie di elementi, secondo me indispensabile per la convivenza civile, che sono poi le cose. Il fascismo non è stato il male assoluto, ma le cose che ha fatto di male lo rendono inapplicabile per sempre come ideologia, che diventa modalità di organizzazione della vita di uno Stato. Cioè tutte queste cose, che sono state tutte rese contendibili dal web, in cui appunto si può dire che Gesù è morto di freddo e che Elvis Presley è ancora vivo, cioè che è indispensabile, secondo me, mettere lì come colonne portanti della nostra convivenza informata e intelligente. Questa è la cosa. Su Facebook, magari tra 2 anni ci sarà un mezzo social migliore, ma su Facebook questo mi è stato possibile farlo, stando in un terreno in cui non sono padrone di casa, nel senso che su Facebook ciascuno è padrone della sua casa, ma io non ho mai bannato nessuno, non so neanche come si faccia, ve lo confesso, e cioè ritengo che se uno dice una cosa vergognosa, quella diventa la sua colonna infame. Magari gli rispondo, magari no, ma resta lì, a futura memoria di quanto quello è coglione. C'è un secondo. Lorenzo, esatto. Zatini. Eccoci. Ah, pronto? Chi è? Dove? Qua. Ah, scusa, perché sopra il riflettore sei... Sì, sono lontano. Ok. No. Io volevo fare un attimo una riflessione, appunto anche legandomi a quello che ha detto il ragazzo prima sul fatto che ha abbandonato Twitter. Questa maratona mentana sui social un giorno magari finirà, perché magari smetterai di scrivere su Facebook, magari muoio anche, no? Ecco, noi siamo centinaia di persone qua ad ascoltarti, tu sei il nostro, diciamo, comandante in battaglia, però cosa potremmo fare noi di pratico? Perché alla fine si parla tanto di echo chamber nel male, ma noi seguendoti su Facebook, seguendo Mentana Blasta la gente e così via, alla fine siamo anche noi una echo chamber in cui ci diciamo che noi siamo bravi e che dobbiamo magari andare nel loro campo di battaglia. Quindi come fare per andare effettivamente a smentire le bufale dove le bufale avvengono, ovvero non solamente sui nostri canali, che sono appunto diversi. Tu tocchi un punto, al di là delle cose di cui ti ringrazio, che sono un po' ridondanti, però tu tocchi un punto che è quello fondamentale. Il rischio di fare la contromanifestazione rispetto al corteo del nuovo Medioevo. E stare in campo vuol dire star fuori, non creare la comunità degli intelligenti, degli autoproclamati intelligenti, o di quelli che stanno dalla parte giusta per loro scelta, avendo detto questa è la parte giusta e io sto dalla parte giusta. Vuol dire stare nell'intreccio, anche stando insieme, perché io francamente alle comunità ci credo, se non sono comunità di yes men e yes women, io ci credo. Cioè se i 1200 che siete voi avete, senza dovervi fare sponsorizzare perché sennò diventate massa di manovra di campus di CPIT, no? Però se voi create una rete tra di voi e a questa allegate tutti coloro che hanno valori in comune con voi, voi siete il futuro di questo paese.
voi ed altri, ma voi siete il futuro di questo paese. Se non lo usate come una lobby, come una cosa da consigli degli acquisti, come appunto uno strumento politico o di influenza impropria, non c'è niente di male a confrontarsi a persone per bene e andare tutti insieme, perché in battaglia si va insieme, se no si perde. Ma qui non si tratta di fare battaglie che siano cruenti, vuol dire andare in battaglia se uno dice una cretinata o se attivamente c'è un flusso di cretinate, entrare nell'agone del web come comunità, dando un ruolo alle cose, un nome alle cose, un valore alle cose. Questo serve anche per temi più importanti. Voi sapete, qualcuno di voi lo saprà, che io mi batto per una redistribuzione del lavoro, perché questo è il tema di fondo. Cioè, voi sapete benissimo, le università, le grandi imprese, le aziende, le istituzioni sono tutte qui rappresentate, ma tutti coloro che le guidano hanno 60 anni e sono la risposta vivente alla domanda di perché voi in massima parte non trovate un lavoro adeguato. Queste tematiche, che sono il vostro futuro, vi devono vedere come lobby attiva. Io ho sempre contestato ai ventenni di oggi il fatalismo, il gregariato rispetto alle generazioni precedenti, quel ruolo accettato di ospiti nella società. Io vi ho già ricordato che a 25 anni sono entrato in un telegiornale. Però tutti i miei coetanei che volevano fare giornalisti sono diventati giornalisti. Oggi nessun 25enne entrerà mai in un giornale, in un telegiornale, e nessun suo amico che vuole fare quella stessa professione ci riuscirà. E questo vale per tanti ambiti. E questo è insensato, perché i giornali ci sono ancora, le televisioni ci sono ancora, gli studi legali ci sono ancora, le università ci sono ancora. E pensate, la battaglia fatta dai magistrati per non andare in pensione a 73 anni o a 70. Ma in pensione un italiano normale che fa un qualsiasi lavoro ci va a 66 anni e mezzo. Perché ci sono professioni in cui si va più avanti? Perché ovviamente a tutti noi è chiaro che se tu sei pieno di ultra settantenni che lavorano, poi quelli tengono il posto di chi a 25 vorrebbe entrare al loro posto. Ma soprattutto voi siete portatori di esperienze acquisite nelle università o attraverso la vostra libera elaborazione, che non sono alla portata di un sessantenne o di un settantenne. Una causa sul furto d'identità o su qualcosa che avete visto in questi giorni, che anche per voi esige un minimo di riflessione, avendo voi comunque già una cultura digitale. Ma ve lo immaginate un magistrato di 70 anni che deve decidere su questo? Ma come fa? Ma cosa ne sa? Ma cosa ci capisce? E questo vale anche per il legislatore. Un politico di 70 anni, come cavolo capisce come si fa la riforma appunto, è il motivo per cui peraltro l'Italia è il paese che dal punto di vista dell'innovazione digitale è più indietro di tutti. Forse esiste ancora la carta carbone nei nostri ministeri. Cioè, questi aspetti, e torno quindi alla domanda, lì si affrontano da comunità, senza essere i portatori o alla fine si scopre che uno di voi ha fatto tutto questo per essere poi candidato alle elezioni come indipendente nelle liste di qualcuno. Però se non fate massa, se andate in ordine sparso sulle cose, il risultato è ancora meno. Sapendo che la cosa più bella e importante è confrontarsi sulle cose, hai ragione e hai torto. Quello che non vedete nelle pagine iniziatiche dei nuovi fanatici, dove ci si supporta, ci si rimpalla gli stessi documenti, si rafforza tarocco su tarocco la costruzione di una falsa verità. E invece una comunità che sa discutere al suo interno è una comunità importante. E io sono sicuro che uno dei problemi portati dalla fine della politica, di per sé un fenomeno non decisamente negativo, è anche il fatto che non ci sono più i luoghi di confronto reali.
voi avete un dannato bisogno di luoghi di confronto, sono ormai virtuali soprattutto, ma anche la fisicità contra. Questi giorni, io spero siano stati per voi l'emblema di questo. Un conto è chattare, un conto è mandarsi mail, ma un conto è fisicamente discutere sulle cose. E questa è una cosa che si è persa. È il bambino che è stato buttato via con l'acqua sporca della crisi dei partiti e delle ideologie. Voi avete un dannato bisogno di affermarvi generazionalmente attraverso la forza propulsiva e propositiva che deriva dal vostro confronto interno, dove io e tanti altri, sono sicuri, nel momento in cui non guardiamo soltanto al nostro tornaconto personale, stiamo dalla vostra parte, purché facciate la vostra parte. Era prenotato là in fondo. Due ragazzi, eccoci, grazie. Salve, volevo... Non ti vedo, ora sì. Adesso sì, fantastico. In questo periodo l'Italia sta affrontando un grave problema che è quello dei barconi di migranti che arrivano dall'Africa. E mai come in questo campo le fake news si sprecano a volte anche per ideologia politica e cose di questo genere. Volevo sapere cosa ne pensa Enrico in questo caso di questa problematica e come in realtà forse si può affrontare questo che in realtà in questo momento sta diventando un problema per l'Italia e per tutta l'Europa. Primo, a me il razzismo fa schifo. Primo. Secondo, non vorrei mai essere uno che sta in una frontiera di mare o di terra a dire tu sì perché fuggi da una guerra, tu no perché fuggi dalla fame. Terzo, un paese nel 2017 deve sapersi però organizzare. Cioè la cosa che è drammatica è che noi abbiamo messo i cittadini più impauriti e anche quelli più stronzi, nella condizione di dire basta, tornino a casa loro, buttiamoli a mare. È stato l'effetto di una grave incapacità della macchina dello Stato di gestire una situazione drammatica, ma non così terribile, non così terribile. E di cui le avvisaglie ci sono state mese per mese, anno per anno. Scusate, posso dire una parolaccia? Quel merdaio del Cara di Mineo, tutte le volte che viene inquadrato, provoca due reazioni opposte. Sono dei boscimani, non possiamo trattare così degli esseri umani. Io sono su non possiamo trattare così degli esseri umani, sia ben chiaro. Però questo comporta un'analisi molto dura e critica sulla capacità di organizzazione dell'accoglienza e del respingimento da parte dello Stato italiano, da parte dei governi italiani. Cioè è stata così fatta incancrenire la situazione che adesso sono tutti costretti a dire non li possiamo ospitare. Ma innanzitutto di preciso chi li sta ospitando, dove? Perché questo è il problema, si mischia tutto. Si mischia tutto, la questione dei Rom, la questione dei senza casa, la questione degli immigranti, eccetera, eccetera. Le periferie. Ora, io sono nato in questa città, sono cresciuto in questa città, sono cresciuto in periferia anche. Le periferie non sono sempre state questo luogo da Blade Runner in cui c'è il tutto contro tutti. Con sentimenti ferini. Milano è una città che ha ospitato migranti interni, e vi assicuro, chi è di Milano lo sa, migranti interni che erano considerati diversi, come oggi noi consideriamo diversi la gran parte dei nostri migranti, e li ha ospitati. C'era posto, c'era spazio, c'era il boom, c'era tutto quello che vogliamo, però c'era anche una disponibilità. Tutti noi, almeno fino alla scuola dell'obbligo, almeno fino a 20 anni fa, siamo sempre stati educati, giustamente, alla cultura
ogni uomo e ogni donna sono uguali tra di loro, non ci sono differenze. Cioè, ma dov'è e quando è scattato invece questa ripulsa? Quando la sovrastruttura della politica e dell'ideologia è crollata. Infatti i paesi che in modo più orribile in questo momento sono contrari a ogni forma di accettazione dei migranti, anche di coloro che ne hanno diritto ai termini della Convenzione per i diritti dell'uomo, cioè chi fugge da una guerra, da una persecuzione, dal rischio di morte, sono i paesi che erano i paesi del comunismo, i paesi dell'Est Europa, che liberati dalla sovrastruttura politica e ideologica, come è successo nei Balcani, riscoprono una sordità totale rispetto allo spirito di fratellanza. Ora è chiaro, è facile dire parole alate quando si è in una condizione privilegiata, si sta nelle grandi città, tutto quello che volete. Però i principi sono i principi. E dei principi si è fatta carta straccia, non sapendo organizzare questa gravissima questione, non sapendosi fare rispettare in Europa, scoprendo quanto possono essere egoisti tutti gli altri, ma non dicendoci mai la cosa più importante. Ma com'è possibile che noi non siamo stati in grado di organizzare l'arrivo provvisorio, perché non è la gente che vuole stare in Italia, quasi tutti non vogliono stare in Italia, di 100, 150 mila persone? E la Germania ha accettato 1 milione di profughi. 1 milione. E la Germania, chi di voi conosce la Germania? È una delle mete, Berlino, quale giovane non va? Se c'è un paese che sa essere, cioè hanno il 7% di turchi già da prima di queste ondate migratorie, hanno ospitato milioni di italiani, li hanno ospitati, certo, facendogli fare il lavoro che i tedeschi non volevano più fare. Però noi siamo anche sotto a questo ormai. Ci si è inventati che non è vero che i migranti fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare. Ma noi penso abbiamo più di 1 milione di filippine che sono qui proprio per questo, per fare i lavori che gli italiani non vogliono fare. Abbiamo rumeni, peruviani, latinoamericani e gente dell'est che fa tutti quei lavori di badanti che gli italiani non vogliono fare. E allora non raccontiamoci palle, non li vogliamo perché sono negri. Se ci avessero il coraggio, i nuovi razzisti, di dirlo, dovrebbero dirla così, ma non lo dicono. E l'opinione pubblica si lascia molto influenzare da questo, perché lo Stato non ha saputo organizzare. Avanti, qua davanti, se ti alzi in piedi così ti vediamo meglio, ti diamo il microfono, grazie. Microfono in arrivo. Poi cerchiamo di fare da una parte e dall'altra, così ci bilanciamo. Ho visto là in fondo, è un po' che alzi la mano, arriviamo da te, vai. Ciao, mi chiamo Aleco Scolombo. E vabbè, io la reputo un ottimo giornalista, anche perché è sempre rimasto nel sistema e ha sempre parlato in maniera chiara, insomma, quindi la stimo molto. Però io sono nato negli anni 90, no? E ho visto la carta stampata e poi ho visto il web, ho comprato il giornale a 16 anni e poi a 26 mi connetto su Facebook, su internet e trovo le mie notizie. Secondo me ci stiamo un po' lamentando del brodo grasso, nel senso che io mi ricordo... Del? Brodo grasso. Perché 10 anni fa, insomma, c'erano quelle 10 testate che poi, insomma, sappiamo benissimo i finanziamenti pubblici, la politica, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè io sono cresciuto così, a 16 anni vedevo quelle cose. Oggi ci sono delle fake news, va bene? Ci sono delle fake news, ci sono delle good news, c'è chi dice no alla fake news, c'è chi dice sì, ma in realtà è un pur parler sui social network, ognuno comunque c'ha sempre il suo diritto di parola. Quindi mi chiedo, perché oggi lamentarsi, comunque stigmatizzare questa cosa, piuttosto invece di dire, non so, facciamo dei giornali veramente indipendenti, facciamo un'informazione veramente indipendente e poi le fake news le facciamo girare, va bene, i babbioni ci sono ovunque, si ciberanno di quello, anche nell'Ottocento penso ci fossero quelli che credevano alle cose inventate, ci saranno sempre, insomma. E
Quindi voglio dire, secondo me siamo un ottimo punto oggi per l'informazione. Magari dovremmo mirare su quel buono che c'è, no? Quindi piuttosto di dire blocco i detrattori, le fake news, eccetera, magari puntare veramente sull'indipendenza e poi lasciare al libero mercato, perché anche chi dà seguito a una fake news magari ha diritto anche di farlo. Ma tu dove ti informi? Io sul web. Sul web non esiste questa testata, dove ti informi? Tutte le testate, tutte, sì. Ma hai molto tempo a disposizione? No, ma cioè, parto dall'ANSA, faccio... Ma allora sono sempre... Scusa, qui ti volevo. Tu dici, non leggo i giornali, non sono indipendente, poi parti dall'ANSA. L'ANSA è fatta dagli editori dei giornali. No, ma le dico, io ovviamente come notizia stigmatizzata la leggo da lì. Poi rispetto alle cose che mi interessano, eccetera, leggo 4-5... Come ci vai? No, dillo, no? Vuole sapere cosa leggo? Certo, se no... Leggo blog indipendenti, eccetera. Però metto insieme le cose che, insomma, riesco a ricavare e poi mi faccio una mia idea, giusto o sbagliata. Ma è quello che fanno tutti, ma questo non inerisce, non riguarda i rischi che corriamo. Tu dici, è il mercato che decide tra le fake news e le news vere. No, non è il mercato. Purtroppo è la capacità di spingerla da parte di chi ha il suo interesse o la sua pulsione a far passare quella notizia contro qualcun altro. L'abbiamo visto succedere. Allora, il problema esiste perché, come si è visto, ciò di cui a torto a ragione è stata accusata la Russia, ad esempio, di bombardare di notizie false un altro paese in corso di campagna elettorale, diciamo che la Russia non l'ha fatto, però è tecnicamente possibile. Quindi il problema si pone. Non è che dici tanto io leggo. Se mettiamo che tu legga, scegli un giornale nella tua testa e leggi su quel giornale di cui ti fidi una notizia, no? Mentana ha rubato dei soldi, no? Ma se quella notizia non è vera, è imparabile. Ti rendi conto? È imparabile, non si può parare, è come un rigore di Cristiano Ronaldo da 3 metri, cioè non... che fai? Allora il problema è che comunque non possiamo essere agnostici o asettici rispetto a questa, alla battaglia tra le fake news e le non fake news. Sono già in tanti a dire come te, poi tanto la verità prevale. No, la verità non prevale, non è una favola la vita in cui poi vissero tutti felici e contenti. Possono andare anche diversamente le cose e soprattutto leggere le notizie, cercare di comprenderle, confrontarle, serve in sé, ma serve anche per far maturare le nostre convinzioni. E quindi è uno sforzo un po' più importante che dire sì, io a 16 anni leggo i giornali e adesso leggo il web. A parte che poi va a finire che si scopre, non nel tuo caso magari, che poi uno dice vado sul web, ma vado sul web e leggo la pagina di quegli stessi giornali, perché semplicemente il fatto che 10 anni dopo, con in mezzo alla crisi, si risparmiano i soldi del giornale e si leggono le stesse cose. Magari si crede di risparmiare, perché poi comunque lo leggi o sul web attraverso un computer o attraverso lo smartphone, i soldi li spendi sempre, anche se non li vedi, non ti escono dalla tasca in quel momento, no? Però è l'innovazione. È giusto che sia così, però non sposta il problema, non è che dice adesso poi o fake news o non fake news, perché è un livello, perdonami, molto superficiale rispetto al problema. Lo so anch'io, l'ho detto per primo, il ciclo vitale nella storia dell'informazione scritta e anche televisiva è nella sua fase finale, perché il mondo ha bisogno di notizie à la carte, nell'ora, nel modo, nel tempo, attraverso le figure che ciascuno decide, e questo scompagina ovviamente quello che era il presupposto dell'organizzazione delle testate tradizionali. Però attenzione, proprio perché siamo in questa fase di passaggio, non si può arrivare a una cosa, perché ognuno si illude di essere padrone della propria curiosità di conoscenza, ma tu poi accendi il tuo computer o apri il tuo smartphone e dove le cerchi le notizie? Comunque hai bisogno di un mediatore. Non è che le vai a cercare, tu metti sul motore di ricerca morto papa e quello ti dà le cose e tu, ma perché è lui che le sceglie a te. O le scegli il motore di ricerca
o scegli tu per ius consuetudinario, dopo che ti sei fidelizzato a un sito, a un blog, una cosa, che la racconta come piace a te. Quindi comunque una scelta 2.0 rispetto alla scelta che facevi rispetto al giornale la fai lo stesso. Quindi attenzione a non scambiare lo strumento per la sostanza. Il microfono, grazie. Abbiamo le ultime due domande per stare nel programma. C'era un ragazzo che si era prenotato da un anno circa e quindi gli diamo, quindi sventola la mano. Era qua da prima di Campus Party con la mano alzata, grazie. E poi abbiamo una domanda da qua alla sinistra, col signore con gli occhiali. Bene. Allora, salve direttore, la domanda che le volevo porre è, dato che siamo a un evento che tratta soprattutto di tecnologia e innovazione, esiste l'algoritmo vincente per sconfiggere almeno parzialmente le fake news che possono adottare i social network o non esiste? È una soluzione che non si può mettere in pratica. E poi, dall'altro lato della faccenda, risalendo alla radice, ecco, visto che il problema riguarda soprattutto le persone che a mio vedere sono sopra i 30 anni, perché sono quelle generazioni che hanno avuto come uno shock affrontando quello che è stato il web, si sono trovate spiazzate, esiste una pista di decollo su cui indirizzarle, su cui impostare queste ricerche a livello tecnologico sempre? La tecnologia è il pane di molti di voi, non è il mio. Io so fare abbastanza bene artigianalmente il mio lavoro, ho una mia coscienza civica, tutte queste cose. Io diffido dalla delega tecnologica. Non so se ti piacciono le donne o gli uomini, ma non delegherei a nessun algoritmo la scelta della persona con cui voglio uscire stasera. Non delegherei a nessun algoritmo la squadra per cui tifare. Attenzione a non delegare. È il discorso che facevo prima. Non è con un algoritmo che smascheri e batti i bufalari, le fake news, le verità alternative, le post-verità. Non è così. È usando il tuo cervello. Non è l'intelligenza artificiale, è l'intelligenza tout court che può vincere. Questa è l'unica cosa. Era un'altra domanda. Allora, qua, a sinistra, passo davanti ai microfoni. Eccolo che arriva. Perfetto. Cosa farà Mentana da più grande? O meglio, come vede il mestiere di giornalista tra 5-10 anni? Lo vedrò da pensionato, penso. Lo vedrò. Cioè, se la questione è molto semplice. Se mi avessero detto 5 anni fa che sarei stato qui a parlare di questo, non l'avrei potuto immaginare. Se mi avessero detto, peraltro, che 5 anni fa che Trump sarebbe diventato il presidente degli Stati Uniti, non l'avrei ritenuto possibile. Quello che è affascinante nella professione del giornalista è raccontare quello che succede, sapendosi stupire per quello che succede. Cioè, un giornalista non è uno che ti deve spiegare come andrà il mondo, ti deve spiegare come va il mondo. Cioè, io non ho mai previsto il futuro, neanche per me stesso. Cioè, sono la persona, adesso sono molto fortunato, direte voi, certo, ce l'hai fatta, ma quando ho cominciato a lavorare, quello che ho fatto a 25 anni avrei voluto farlo per 20 anni, senza pensare al lavoro dopo. Quando ho potuto coronare dei miei sogni professionali, non ho fatto come molti miei colleghi e altri in altre professioni. Adesso ho raggiunto questo, qual è il mio prossimo obiettivo? Il lavoro ti deve piacere per quello che fai, per se stesso. Il lavoro ti piace perché ti piace farlo. E cito sempre quel verso della trasposizione musicale di Fabrizio De André
dell'antologia di Spoon River, dove il suonatore Jones dice al mercante di liquore: tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore? Ecco, io non so pensare a una cosa migliore che raccontare le cose che succedono, e questo nelle declinazioni che l'innovazione tecnologica ci permette di fare. Sono nato nell'era della televisione, farò televisione verosimilmente finché l'editore non mi dirà: caro Mentana, ora ti spingo la sedia a rotelle verso l'uscita, no? Però vorrei fare da apriscatole della scatola del televisore per nuove generazioni. Ecco, se ne avrò la forza, vorrei essere di aiuto a molti giovani per fare questo lavoro. Non è realistico in questo momento, però mi piacerebbe fare una cosa per cui si ricorderà che non sono stato soltanto un fruitore della fortuna, l'unico fruitore della fortuna che ho avuto. Ad applauso Enrico Mentana. Già finito. Esigenze di palinsesto. Ciao, mano, Se nel caso qua davanti vogliamo incontrare gli altri qua davanti. Non ho capito. Se vogliamo incontrare gli altri, magari qua davanti all'area VIP per altre domande, ma per esigenze proprio di palinsesto. Chiedo scusa, grazie. Grazie.